Raga, prima di iniziare questo video vi volevo comunicare che questo weekend tutta la Stream House sarà a Romix. Sabato 7 dalle 16 alle 18 saremo al padiglione 6 Stand Insane. E domenica 8 saremo dalle 15 alle 17 sempre al padiglione 6 Stand Insane. Perciò raga, vi voglio veramente carichi perché faremo un sacco di casino. E adesso guys, vi lascio al video. Ciao ragazzi, questo vlog, sono un Soggy, ragazzi, siamo qui nella Stream. Mamma mia bro, scusami, agitare. Mamma mia, vado da un'altra parte. Raga, vado da un'altra parte. E oggi ragazzi siamo qui per fare un nuovissimo scherzo. Ancora che rompe le... Vado più là, va bene? Vado più là. Stavo dicendo, e oggi ragazzi siamo qui per fare un nuovissimo scherzo. E la vittima di questo scherzo sarà Giorgia. Che cosa andremo a fare? C'è l'altro giorno che Alve ha comprato delle scarpe nuove a Giorgia. Quindi che fai, non le vai a rovinare? Assolutamente sì. Ma prima di iniziare lo scherzo vi lascio a qualche settimana fa. Ed eccoci in macchina ragazzi. Guarda con chi sono, guarda. Guarda di fianco, fra, tutto a posto, sì, sì. Tutto a posto, bro. Tutto bene. A te non ti posso rompere, però perché stai guidando. Ma Alve. Non posso, Alve, non che posso. Non sta... Guarda che vomito. Guarda, sì, che vomito. Bello, fra, se sei a vomito. Norman, papà. Capo. Sta venendo veramente, sì. No, allora, qual è il piano di oggi? Allora, attualmente ci servono in casa delle prolunghe e delle ciabatte. A te sei una ciabatta, mi avevi detto. Ma le ciabatte quelle là da piedi o...? No, le ciabatte proprio quelle lì dove attaccare le spine. Ma una ragazza in casa non... No, servirebbe una ragazza. A me piace il culetto di Sissio. Vai, vai, vai. Dopo aver mangiato andiamo a fare queste compere. E poi mettiamo a posto tutta la casa qua, e tutto. Dobbiamo andare a 70 km perché lui è celiaco. Grandissimo. Stiamo andando al Gran Reno, che sicuramente chi abita a Bologna sa benissimo. Sì, 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 ma ranze duri, fra. Perché appunto il povero Sissio, essendo che celiaco, dobbiamo andare in un posto dove c'è anche... Cioè, veramente è questo. Non potevo avere le emorroidi. Però mi chiamo Don Bill. Saluto Don Bill. Ciao. Quanto più c'ha le emorroidi, io ci credo. Allora, mi sentivi stamattina urlare? Pensavi che canto in bagno? No. Iscrivetevi ragazzi per non perdere i video di tutti quanti. Ci sentiamo quando saranno nuovi aggiornamenti. Raga, ora siamo a pranzo. Guarda qua. Come lo prendi? Come lo vuoi prendere? Come lo vuoi prendere, Sissio? Completa. Ma le mani ce l'aveva nel culo. Ragazzi, questo è il giorno dopo. Stiamo ritornando a Gran Reno, a quanto pare. T'a posto, zio? Guarda lì com'è fresco. Allora, guardatelo, regà. Qua ci abbiamo l'altro boss. Siamo carichi per andare a Gran Reno. Oggi, sì, inshallah, sì, mangeremo qualcosa di buono. Cosa offri oggi? McDonald's, bro. Posso dire che ha provato. T'a posto? Yes, bro. Bello, bello fresco. Vai, ma sai guidare? Poi io vado in macchina, io, sai? E la frizione non va, voilà. Poi ieri ha piovuto, non si sa mai, qualche scatto brutto. Oh raga, raga, te che sta facendo la intro, adesso vado a spaventarmi. Allora, look at this dude. Oh fra, mi hai rotto tu. Ogni volta che devo fare un vlog lui deve sempre venire e urlare nel mio vlog così completamente a questo caso. Questo è il vlog nel vlog. Questo è un vlog nel vlog. È ritornato Alve. Vediamo se Sblito andrà con lui o meno. Oh, quindi Sblito vai con lui? Vado in macchina così, l'andata a testa, un peso dietro, non sa mai. La faccia di una persona incazzata, ragazzi. Raga, Alve in qualche modo l'ha convinto. Fra, cambia elettronico. Sono di Dio. L'ha convinto, raga, andiamo. Buon appetito, fra. È buono le pesce, eh? Molto le buono, anche qua. Pesciolino. La sito è questa, raga. Ma ci vediamo dopo. Much later. Raga, siamo qui alla Carrefour con le scarpe di Giorgia. Guardate, qui ci stanno quelle nuove e qua dentro ci stanno quelle vecchie. Noi ovviamente adesso andremo a comprare i colori per customizzarli, quelle nuove ovviamente. Sì, customizzarli. Sì. Cioè, roviniamo. Sì, appunto, perché il tuo customizzare vuol dire rovinare, okay, come sempre fatto con male, cioè, ogni vecchie volta mi ha sempre detto te le customizzo. Ma non ho mai detto che non ho mai detto di essere Picasso. Ho detto io le customizzo modo a modo mio, fra. Raga, andiamo a prendere i colori qua. Posso mettere solo un disegnino io? Ci sta, Fitzblito. Andiamo a prendere i colori. Ecco a voi i colori. Quindi adesso noi prendiamo questo pacchettino, ci mettiamo e ci sbizzarriamo. Qualsiasi cosa ci venga in mente, la mettiamo. Perciò, ragazzi, ci vediamo direttamente a casa. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo pronti. Allora, ovviamente ho le scarpe nuove con me. E guardate come ho chiuso la porta. Visto che non so le serrature in questa casa, guardate. Eccole qua, guarda qui. Voglio proprio vedere come...
come riuscirai ad aprire la porta. Quindi noi abbiamo tutto il tempo del mondo per fare queste scarpe. Stavo cercando su internet delle idee e guardate che cosa ho trovato. Ho trovato queste scarpe qui. Però porca di quella vacca, sarà un'impresa farle. Alla fine stavo pensando di poterle fare come volevo fatte a Tech. Capolavoro che sono riuscito a fare, che tra l'altro a me fa schifo, ragazzi, mi fa proprio schifo. Come primissima cosa utilizzeremo una matita per fare prima di tutto tutti i disegnini e poi andremo con il colore. Il problema è che non ho comprato un pennarello nero. Ma porca di quella vacca, ho comprato solamente i colori. Usiamo il marrone come nero. Vabbè, facciamo così, iniziamo con la matita e poi vedremo che fare. Quindi iniziamo a fare proprio delle gocce fatte bene, si spera. E voilà raga, quindi qua ci sarà il colore, tutto che cola. Quindi una cosa che dobbiamo fare è aprire tutto sto coso. Partiamo con un bel rosso, visto che è bello acceso, per vedere se funziona bene e per vedere anche se regge il colore oppure no, perché porca di quella vacca, se non regge un problema. Anzi, ma che me frega, regà, le scarpe no, sono le mie, ma chi se ne frega. No raga, ho sbagliato, oh, porca vacca. Oh raga, fortuna che si leva, mannaggia. Porca vacca, raga, non prende il colore per niente. Ed è proprio per questo che farà ridere. E adesso si va con l'altra scarpa e con questo colore. Nel frattempo io ho già fatto il disegnino e mo proviamo a ricolorare. Adesso facciamo le ultime cosette, magari qua un pochettino in giro, e poi guys le andiamo a portare a Giorgio. Anzi raga, sapete che cosa faccio? Sulle scarpe non ci aggiungo più niente io, ma lo farò fare agli altri. Adesso vado a chiamare Svito. Svito! Vieni, entra, entra. Stavo customizzando le scarpe, tocca a te. Ce l'ho qui. Però ho fatto qua. Ho fatto di qua e di qua, solo sta parte. Ora tocca a te, Fra. Puoi fare quello che vuoi. Ma tu tieni conto di cosa mi hai appena detto? Fra, puoi fare quello che vuoi, quello che vuoi. Aggiustata così a più. Oh, se vuoi c'è la matita, eh. Posso fare con la matita? Sì. Grazie. Io infatti prima avevo fatto tutto con la matita. Allora. Wow, Harieton. Ok. Cosa ne pensi? Dai, nice, sì. nice. It's clean, no? Yes. Ok, no. Raga, adesso io prima ho trovato un pennarello indelebile nero. Quindi tu dopo, alla fine, rifinirai il tuo disegno con questo. Grazie per questa possibilità, bravo. Accade una volta nella vita. Bravo. Adesso rifinisci il tutto. Fra, si vede troppo, fra, questa roba più. Oh, non ho chiuso, raga, non ho chiuso. Fermi tutti, fermi. Fra, chiudi. Mi ero scordata, però. Oh, ti giuro. Andiamo. Ci sta, fra. Ci sta. Ora, raga, lo facciamo anche dall'altra parte. E poi dopo io rifinisco il mio colore. Facciamo che ho lo scoppio di dita. Vai. Ed ecco a voi, raga, le scarpe finite. Adesso andiamo da Alve. Alve. Mi servi, zii. Vieni un attimo con me. Io vengo con te. Yes. Ci sei? Sì. Entra. Devo far vedere una cosa. Ieri che cos'è che ti avevo detto io? Che cosa avrei fatto alle scarpe? No, le tazze. Certo che le ho fatte, però. Che belle, fra. Vero? Visto che ieri rompeva le palle. Ah no, io voglio bianche. Le devo ricomprare bianche. Oh, magari gli piacciono, che lo so. Sono belle, eh. Ci stanno? Anche le fatte belle. Oh, guarda che anche a te che le avevo fatte tipo una roba del genere. Gli hanno fatto sta schifo. No, vabbè, fanno cagare, nel senso, cioè. Non sei un pittore. Oh, però sono belle. Belle. Andiamo a chiamare Tech e lui. Anzi, andiamo adesso. Tecnoi! Dai, possiamo entrare? Certo che possiamo entrare, fra. Oh, ti ricordi ieri cosa t'avevo detto? No, che non ti ricordi. No, forse. Ti ricordi? Tutto. Ti ricordi che ti avevo detto delle scarpe? Eccole là! Gira, guarda lì. Oh, ma sai che non so più. Ma cosa, fra? Te l'avevo fatta così anche? No, tu mi avevi fatto una merdina come qua. Fra, io ti ho detto allora. Però il problema è che sono troppo sbiadite. Ma il colore non prende. Se ne frega, le scarpe non sono le mie. Però sai che sono carine. Il punto è se tu vedi che vai con il dito si leva proprio il colore. Non sai quanto me ne frega. Cioè, se le lava si toglie tutto. E indelevi le mani, non gli. Però se piove fuori c'è un brother. Piove, lo dice un brother. Non l'ha capito, fra, non l'ha capito. Un boomer sei, oh.
Sì, dai, è una canzone di Scivo, di chi è? Sì, di camuflaggio, però. Ma secondo me sarà contenta invece che... Dici, la mia prima Zubito. È legata a Zubito? E lui l'ha fatta, però, mica io. Adesso ragazzi, noi tutti quanti andremo da Giorgia e gli faremo vedere le scarpe. Dove sono le mie ciabatte? Ecco, pure l'altro. Che non trovo le sue ciabatte. L'ha prese lui, quell'animale. Sempre, ma sempre. Sei proprio un animale, sei. Giorgia! Cosa state facendo voi due da soli qua? Senza mani. Haram bro. It's haram bro. Giorgia. Guarda lì. Che è successo? Ha capito. Anzi, venite più in con voi. Allora, noi dobbiamo far vedere una cosa. Ok. Che ha fatto un change, capito? Magari in peggio, magari in meglio, non so. Questo lo dovrai decidere tu. Guarda, siamo pronti. Avvicinati, fra. Ok. Ci sta. Ah no, però aspetta. Però se li giri, cioè, c'è la mano coperta. Capito? Cioè, lo copri con la mano. Oh. Vai. Posso? Sì. Metà del colore mi è rimasto in mano. Quale colore? Questo! Che bello! Hai visto? Ah, mi sono piaciute, raga. Ecco. Oh, no, a posto. Come? È sbito in modo che te lo porti sempre con te. Ma non è quella merda? Ti piace davvero? Meglio di prima? Merda, ma di brutto. Top allora. Hai visto? Mica top, raga. Io questa cosa la voglio capire. Se era lei ieri continuava a dire no, quelle rette mi fanno schifo. Ma perché non erano così belle? Vero? No, ma cos'è? Raga, lascia il colore. Infatti raga, l'avevo detto. Certo. Adesso tu devi indovinare dove Svito ha fatto, dove io ho fatto. Niente, troppo bello. Ma come merdine, a volte tu sei le merdine. Ma perché avevi lo specchio tipo davanti. Sì. Allora, 10.000 like entro 24 ore personalizzi le scarpe di Gucci. Ci sta, raga. Guarda, che faccia zero. Fra, posso renderti le solamente più belle perché fanno schifo. Ciao, raga. 10.000 like, mi raccomando. Che 10.000 like, ok? Sì. 700 euro, ma siete impazziti. Va bene così, va bene. 10.000 like, personalizza le tue scarpe e ti dovrai fidare. 10.000 da un pugno alla televisione. Dai, andate. Tanto hai comprato luce. Non sei tanto intelligente. E da Stream House 2.0 è tutto. Beh ragazzi, ci becchiamo al prossimo vlog. Ciao, raga.